L'assessore a cultura e turismo Tiziana Albasi del comune di Piacenza ci racconta alla BIT di 2014 qual è l'offerta senior del territorio piacentino. Sì, salve, l'offerta senior, diciamo che è un'offerta per quella fascia di utenti che finalmente, dopo aver lavorato tanto, hanno il tempo libero per visitare una città che per quanto riguarda Piacenza è visitabile a piedi con una facilitazione negli spostamenti perché il centro storico è limitato e ha una serie di itinerari che vanno dalla Piacenza medievale a quella barocca, rinascimentale, 800-900, con musei e la straordinaria Galleria Ricci Oddi che rappresenta tutt'oggi una delle gallerie dell'arte moderna più importanti a livello nazionale. Ma quando si visita una città ovviamente non bisogna dimenticare il suo territorio, il suo ager provinciale che guarda caso ha molte analogie tematiche con la città medesima e ecco perché in giornata anche su più giorni si possono visitare luoghi come Bobbio, Castello Arquato, Vigoleno, Vigolo Marchese, famosi per quanto riguarda la cultura, la storia, l'enogastronomia, perché la tradizione enogastronomica unisce città e provincia con le sue eccellenze che vanno dai vini, vanno ai primi piatti, vanno ai salumi e non si può poi pensare di trascorrere un giorno, due, quello che si vuole in una città, in un territorio, senza gustare quelle che sono anche le sue eccellenze enogastronomiche. Come? Cercando, e quello che noi ci impegniamo a fare come enti insieme a tanti operatori e strutture ricettive, di lasciare in eredità non soltanto una tradizione, una storia, una cultura, ma anche una serie di emozioni, perché a qualsiasi età, dai giovani alle persone meno giovani, quando si ritorna da un viaggio si ricordano tante cose, ma prima di tutto quelle emozioni che una terra, la sua gente, sono riuscite a comunicare. Questo credo sia molto importante e Piacenza, come tante altre bellissime città del nostro territorio, cerca di impegnarsi in questa direzione. Del resto con la Liguria Piacenza ha fortissimi legami, analogie, perché condivide un Appennino che ci mette in comunicazione con la Riviera Ligure, quindi insomma anche questo è un altro elemento di vicinanza. Tanti sono i piacentini che frequentano le vostre spiagge. Grazie. Grazie all'assessore dalla BIT 2014.